Le dichiarazioni di Theo Hernandez di qualche istante fa mi fanno letteralmente cagare addosso, ma chiaramente per trattenere un giocatore del genere, prima cosa bisogna dimostrargli di volerlo tenere, seconda cosa gli devi portare un progetto vincente in cui lui, il giocatore in questione, sia completamente al centro, terza cosa devi pagarlo, ok? Se vuoi trattenere un giocatore come Theo Hernandez, che è il top nel suo ruolo al mondo, devi dargli uno stipendio da top del suo ruolo al mondo. Quindi io non lo so, sarebbe una cosa ottima capire le reali ambizioni di questa società, prima cosa. Seconda cosa, bisogna rinnovarlo, se lui vorrà, chiaramente, a cifre consone al suo valore. Non puoi offrirgli 5 milioni all'anno a uno come Theo Hernandez, perché arriva tranquillamente la squadra tipo Real Madrid e gli dà il triplo, e lui chiaramente, ragazzi, cioè, questo va in un club dove sicuramente vince con il doppio dei soldi. Cioè, io non lo biasimo neanche più di tanto in realtà, però mi sto cagando addosso. Cioè, per me perdere Theo Hernandez sarebbe un colpo devastante a livello di rosa, a livello di valore del giocatore, insostituibile, non lo puoi trovare un terzino come lui. E vabbè, magari a livello di introito potrebbe permetterci di fare un mercato ancora più in grande, però cioè, non ci posso pensare. Io spero davvero che accontentino le sue richieste e Teo rimanga, perché oltre all'aspetto tecnico-tattico c'è l'aspetto di cuore. Per me, raga, lui è il capitano. E devi farvi tutto, qualsiasi cosa nelle tue possibilità per tenere Theo Hernandez. Basta, punto. Raga, vedremo. Sicuramente la paura c'è, ma la paura c'è già da fine campionato, anche prima. Vedremo, e sempre forza Milan, speriamo. Dai, Theo, ti prego, rimani.